Josie, bonsoir, Julie, au Bonsoir. Bonsoir. revoir. Bonsoir, bonsoir, a vosotros, a voi, a vous. Vabbè, lasciamo stare, va? Je comprends pas l'italien. Non capisco l'italiano. Va bene, allora parlaci in francese e raccontaci la tua situazione. Alors parle-nous en français et raconte-nous ta situation. Alors ma situation, c'est que je me rends compte que j'ai comme des ennemis toujours, qui veulent toujours me prendre ce que j'ai. Il y a toujours une jalousie par rapport à ce que j'ai et La on mia m'a beaucoup situazione. pris. Allora, la mia situazione è che ho tanti nemici, ho sempre delle persone che sono contro di me e che vogliono prendere proprio tutto quello che Donc ça a commencé déjà avec ma mère. Il y avait déjà des conflits quand j'étais très jeune avec ma mère, parce que je devais recevoir de l'argent d'une assurance. Et déjà là, ma mère a manifesté une jalousie et une volonté une envie de me prendre cet argent. Et après, ça a toujours été comme ça dans ma vie. È cominciato con mia madre, già da bambina lei dimostrava gelosia nei miei confronti. C'è stato una volta in cui dovevo ri ricevere i soldi di un'assicurazione e lei ha cercato di prendermeli e ha dimostrato proprio gelosia anche col passare del tempo. Et ensuite, ça a toujours été comme ça. Les gens ont toujours voulu me rabaisser, ont toujours été jaloux de ce que je possédais. Et il y a même des gens qui m'ont volé plus ou moins ma maison. Voilà, j'ai toujours tout perdu parce que les gens refusent que je possède quelque chose. E poi è sempre stato così, sono spesso stata il frutto di gelosie e di invidie, la gente ha anche cercato di sminuirmi, di prendere la mia casa, insomma di prendere tutte le mie possessioni. La gente, a che ti riferisci quando dici la gente? Quand tu dis les gens, tu te réfères à qui? Déjà, il y avait ma mère au début. Ensuite, j'ai eu des conflits avec mon mari qui, pareil, dans la séparation, il voulait tout pour lui. Où il manigance, les gens manigancent beaucoup. Donc, ma mère a manigancé, ensuite, mon mari a manigancé pour que ce ne soit pas bien partagé. Et finalement, un jour, quand j'ai voulu vendre une maison, donc pas ici, mais en Gironde, j'ai voulu vendre une maison, il y a tout le voisinage a manigancé pour que je ne puisse pas la vendre au bon prix pour me faire perdre la valeur. Quando dico la gente, parlo soprattutto di mia madre, mio marito, e quindi ci sono anche molte manipolazioni, imbrogli da parte di mia madre, poi dalla parte di mio marito, quando ho cercato di divorziare, ha cercato di tenersi proprio tutto per sé. Per se stesso, e poi quando ho cercato di vendere questa casa, tutti i vicini si sono quasi legati contro di me, facendo anche lì imbrogli, certe manipolazioni per dare la colpa a me e fare in modo che io non abbia più niente. Et actuellement, j'ai un dossier auprès d'une assurance qui doit me verser une somme parce que j'avais des blessures autrefois. Et j'ai beaucoup de médecins qui sont de nouveau dans la manipulation et dans la manigance pour mentir, pour que je n'aie pas cet argent, pour que je ne puisse pas recevoir cet argent. Voilà, j'ai toujours eu ce problème où les gens se mettent contre moi pour que je ne reçoive pas ce qui me revient. E quindi ho sempre avuto questo problema nel quale la gente si lega contro di me per impedirmi di ricevere quello ho diritto di ricevere quello che mi appartiene. Per esempio, ho una cartella in un'assicuranza che mi deve dei soldi, rifletto a una ferita che ho avuto tanto tempo fa. Proprio i medici, i dottori, fanno imbrogli, manipolano, dicono cose che non sono vere per fare in modo che io non abbia i soldi dell'assicurazione, quindi Voilà. è sempre così. Boh, Et vediamo. je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis alors que je suis gentille, mais j'arrive pas à avoir d'amis. C'est toujours. Il n'y a que les animaux qui m'aiment beaucoup.
Non ho amici, io sono una persona gentile, ma non ho amici, solo gli animali mi vogliono bene. Voilà. Va bene, vediamo, facciamo questa bella sessione sui nemici. Alors faisons cette belle session sur les ennemis. Merci. Allora, la prima persona che sarà indotta in ipnosi sei tu, quindi chiudi pure gli occhi. Alors la première personne qui sera induite en induction, en hypnose, c'est toi, donc ferme tes yeux. Ti farò un'induzione rapida, ossia conterò da 10 a 1 così ti rilassi. Je te ferai une induction rapide, je vais compter de 1 à 10 et comme ça tu te détends. Adesso conto da 1 Maintenant, je compte de 1 à 3. a 3. Mentre conto, vai ad un ricordo. Pendant que je compte, tu vas à un souvenir. Sogno. Ou à un rêve. Cosa stai ricordando? De quoi tu te souviens? De la naissance de mon enfant. Dalla nascita di mio figlio. Dove sei? Où es-tu? Je suis allongée dans mon lit d'hôpital et à côté de moi, il y a le berceau avec mon enfant. Sono sdraiata nel letto di ospedale e accanto a me c'è lì dove dorme il mio bambino.
Guardati dall'alto, dal tetto. Regarde-le depuis le dessus, depuis le toit. Descrivimi quello che vedi dall'alto. Décris-moi ce que tu vois depuis le haut. Je vois moi allongée et le berceau. Mi vedo io sdraiata e la culla col bambino. Il bambino dorme. Est-ce que l'enfant dort? Je ne le vois pas. Non lo vedo. Osservalo. Observe-le. Dov'è il bambino? Où est l'enfant? Maintenant, je le vois, il est dans le berceau, il dort. Adesso lo vedo, sta nella culla, sta dormendo. In che posizione dorme? Dans quelle position il dort? Il est allongé sur le dos et les petits bras en l'air. È sdraiato sulla schiena e ha i piccoli, le braccia in aria, in alto. Sai, dal tetto puoi vedere tutto quello che gli occhi fisici non possono vedere. Tu sais, depuis le toit, tu peux voir tout ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Per esempio, puoi guardare le emozioni. Par exemple, tu peux regarder les émotions. Osserva le tue emozioni. Observe tes émotions. Cosa senti e cosa vedi? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois? Je pleure. Piango. Perché? Pourquoi? Come ti senti? Comment tu Parce que te sens? mon mari n'est pas là. Perché mio marito non è presente. E ti senti triste? Et tu te sens triste? Oui. Guarda la tua tristezza, dov'è? Regarde ta tristesse. Où est-ce qu'elle est? Dans ma gorge, dans mon cœur. Nella mia gola e nel mio cuore. Adesso osserva le emozioni di tuo figlio. Observe les émotions de ton enfant maintenant. Cosa sente? Qu'est-ce qu'il sent? Je crois qu'elle pleure. Credo che stia piangendo. Perché? Pourquoi? Peut-être qu'elle a faim. Forse ha fame. Bene, osserva la sua fame. Observe sa faim. Come la vedi? Comment tu la vois? Elle s'agite. Elle s'agite et elle gémit un peu. Si sta agitando e fa qualche rumore piccoli. Ok, adesso sempre dall'alto puoi vedere tutto quello che succede nella stanza invisibile agli occhi fisici, tutto quello che è energetico. Maintenant, je te demande d'observer la chambre et de regarder tout ce qui n'est pas physique, tout ce qui est énergétique. Cosa vedi? Qu'est-ce que tu vois? Du bleu? Azzurro. È azzurro? Che succede? Dimmi se succede qualcosa. Avanza un po' nel tempo. Très bien. Dis-moi s'il se passe quelque chose. Avance un peu dans le temps. Se non succede niente, dimmelo. S'il ne se passe rien, dis-le-moi. Il se passe rien. Je suis seule. Non succede niente, sono sola. Bene, adesso andiamo da un'altra parte. Maintenant, allons quelque part ailleurs. Usciamo da questo ricordo. Sortons de ce souvenir. Oui. Al mio 3 ci porti alla causa esoterica della tua attrazione. No. Dei tuoi presunti nemici nella tua vita. À mon 3, nous allons aller jusqu'à la source du pourquoi de tous ces ennemis dans ta vie. Al mio 3. À mon 3. 1, 2, 3. Dove sei? Où es-tu? Je ne sais pas, on dirait que je suis perdue dans du noir. Non lo so, sembro di essere persa nel buio. È tutto nero? Ma è Tout est tutto noir? nero? Oui, je vois rien. Sì, non vedo niente. Benissimo, adesso in questo posto entra un loro.
Bien, dans cet endroit, Aurore va rentrer. Dimmi da dove la senti e la vedi entrare. Dis-moi par où tu la ressens et par où tu la vois rentrer. Giusy, la vedi? Josie, est-ce que tu la vois? Je crois qu'il y a un couloir un peu vert qui s'ouvre dans le noir. Je crois. Credo che ci sia un corridoio verde che si apre nel buio, nel nero. Allora, in ipnosi non si parla dicendo credo, penso, forse. Alors, en hypnose, on ne parle pas en disant je crois, peut-être, je pense. Perché sennò indebolisci la creazione. Parce que sinon tu affaiblis la création. Tu vedi un corridoio. Donc tu Oui, c'est vois un un couloir. oui, c'est un corridor vert. Oui. Sì, Oui. un corridoio Bene. verde. Dov'è Aurora? Oui, Aurore. Je la vois toute petite au fond du corridor. La vedo tutta piccolina nel fondo del corridoio. Bene, invitala ad entrare nel tuo spazio. Invite-la à entrer dans ton espace. Oui. Entrata? Elle vient. Sta arrivando. Je la vois arriver. Elle est tout près de moi. Je vois son visage. La vedo venire, è tutta vicino a me e vedo il suo viso. Bene, ok. Come la vedi? Con quale forma? Comment tu la vois? Elle a quelle forme? Elle a le visage exactement comme je l'ai vu sur la vidéo. Elle a ce visage. Elle est juste en face de moi. C'è il viso esattamente come l'ho vista nel video, esattamente come l'ho vista quando abbiamo cominciato, è di fronte a me. Guarda negli occhi. Identificala. Regarde-la dans les yeux. Identifie-la. Dimmi. Oui. È lei? Bene. C'est elle? Oui. Aurore, tu come vedi invece Josie? Aurore, comment tu vois Josie? Dans la case noire qu'elle... dans laquelle elle est. Nella casella nera in cui sta. Sa vie se résumant à un échiquier et à passer d'une case noire à une case blanche. La sua vita è come una scacchiera che consiste in passare da una casella bianca a una casella nera. Lei è su una casella nera? Elle est sur une case noire? Elle est à l'intérieur d'une case noire. Sta dentro una casella nera. E in questa scacchiera ci sono anche altre pedine? Et dans cet échiquier, es est-ce qu'il y a d'autres pièces? Il n'y a qu'elle, c'est le sien. C'è solo lei e la sua scacchiera. E lei che pedina è? E elle, elle est quelle pièce? La folle. La pazza. Pazza. Beh, Josie, Oui. portaci alla causa esoterica della situazione, no, come ho detto prima, dell'avere tutti questi nemici. Amène-nous à la situation, Josie. Amène-nous au pourquoi de cette situation avec tous ces ennemis que tu as Vamos, rencontrés. andiamo. On y va. Bene, che succede, José? Raccontami. Qu'est-ce qui se passera contre moi? Ma mère, elle me frappe. Et mia madre mi picchia. Cioè, tua madre ti picchia in questa dove? In questo posto nero? Dans cet endroit sombre, elle te frappe? Pas spécialement, elle me frappe et elle me dit des vilains mots. Non nel particolare, ma mi picchia e mi dice delle brutte Tu parole. quanti anni hai? Quel âge as-tu? Je suis toute petite, j'ai 5 ans. Ho 5 anni, piccolissima. Mi fai parlare con tua madre? Tu me ferais parler avec ta mère? Oui. Come si chiama? Comment elle s'appelle? Marie-Louise. Lasciami con Marie-Louise. Laisse-moi avec Marie-Louise. Oui. Marie-Louise, mi senti? Tu m'entends? Marie-Louise, mi senti, Marie-Louise? Tu m'entends, Marie-Louise?
Perché non mi rispondi? Pourquoi tu ne me réponds pas? Je ne suis pas Marie-Louise, je suis Josie. Non sono Marie-Louise, sono Va Josie. bene, rimani a osservare, Josie. Bien, reste à observer, Josie. Aurore, mi fai parlare con Marie-Louise? Sì, ma elle ne veut pas normalement parler avec toi. Sì, ma non vuole parlare con te. Bueno, forziamo la cosa. Bien, on va forcer un peu la chose. Josie vuole. Josie, elle veut. Marie-Louise. Oui. No, 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 tu no. Pas toi. Josie, tu no, solo osserva. Josie, mets-toi simplement en observation, ne parle pas. Oui. Parlo attraverso Aurore. Je parle à travers Aurore. Marie-Louise. Je vous écoute. Vi ascolto. No, io ascolto te. Eh bien, moi je t'écoute. Je n'ai rien à vous dire, vous êtes un étranger. Non ho niente da dirle a lei, e lei è un straniero. Ah, mi date lei. Parla con me, no? Cosa ha fatto la bambina? Qu'est-ce qu'elle a fait l'enfant? Elle se montre désobéissante. Si dimostra disobbediente. E che i bambini di oggi sono tutti così? C'est que les enfants de nos jours sont tous comme ça. Bisogna educarli. Il faut les éduquer. Brava. C'est bien. Cosa ha fatto che cosa non ha fatto che dove avrebbe dovuto fare? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait qu'elle aurait dû faire? Désobéissante et sale. Sporca e disobbediente. Elle rentre sale. Torna sporca. Marie-Louise, facciamo. Je vous écoute. Vi ascolto. La ascolto. Facciamo un salto nel futuro. Faisons un saut dans le futur. Andiamo ad un momento in cui tua figlia ha 20 anni. Allons à un moment où ta fille a 20 ans. Bene, dimmi dove sei, Marie-Louise. Dis-moi où tu es, Marie-Louise. Je ne comprends pas vos allégations, je veux que vous partiez. Non capisco quello che dice, vuole che se ne vada via. Guarda tua figlia, ha 20 anni. Regarde ta fille, elle a 20 ans. Non. Come la vedi? Come è vestita? Comment vous la voyez? Comment elle est habillée? Comment voulez-vous que je la voie? Ce n'est qu'une enfant. Come vuole che io la vedi? È solo una bambina. Ha 20 anni. Elle a 20 ans. C'est une enfant. È una bambina. È una bambina di 20 anni? Vous êtes stupide. Lei è stupido. Io sono stupido. Inventa delle storie. Inventa delle storie. Lei? La bambina? Ah bene, allora andiamo a un momento in cui ha 30 anni. Bien, allora a un momento in cui ha 30 anni. Guarda tua figlia, Marie-Louise. Regarde ta fille, Marie-Louise. Je vais appeler les gendarmes. Sto per chiamare la polizia. Ha 30 anni. Elle a 30 ans. Come la vedi? Comment tu la vois? Je ne vous entends pas. Non la sento. Vous êtes fou. Lei è pazzo. Sì, sono pazzo. Oui, je suis fou. Je ne vous parle pas. Non parlo a lei. Guarda tua figlia, ha 30 anni. Regarde ta fille, elle a 30 ans. Elle a 4 ans. A 4 anni. Ha 30 anni. Elle a 30 ans. 4 ans. 4 ans. Andiamo a un altro momento. Allons à un autre moment. Andiamo a un momento in cui tua figlia deve ricevere dei soldi da una compagnia di assicurazioni. Allons à ce moment où ta fille doit recevoir de l'argent par une compagnie d'assurance. Dove sei? Où es-tu? Dove sei, Marie-Louise? Où es-tu, Marie-Louise? Je ne vous parle plus. Non parlo più a lei. Quanti anni ha tua figlia? Quel âge a ta fille? Ça ne vous regarde pas. Non sono affari tuoi, affari suoi. Marie-Louise, ho un piano. Marie-Louise, j'ai un plan. Possiamo dividerci questo denaro di questa assicurazione? On pourrait se partager cet argent de cette assurance. Vous êtes stupide, vous êtes un voleur. Lei è uno rubatore e uno stupido. Ok.
Lasciami con Aurora. Laisse-moi avec Aurore. Disconnect Aurora. Deconnect. Deconnect. Aurore? Sì. Tutto bene? Sì. José, tu cosa hai visto? Josie, qu'est-ce que tu as vu? J'ai rien vu, j'ai juste écouté. J'ai rien vu. Non ho visto niente, ho solo ascoltato. Aurora, guarda nel tempo presente da dove sto parlando se energeticamente c'è un legame tra Julie e sua madre. Regarde si dans le temps, énergiquement, il y a un lien entre Josie et sa mère. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Non so di che cosa parli. Là, di Julie. Hai detto Julie. Ah, scusami, Josie, Josie. Ho corretto. Tra Josie e sua madre. Est-ce qu'il y a un lien entre Josie e sa mère? Va bene. Torniamo al momento in cui Marie-Louise picchia Josie. Retournons à un moment où Marie-Louise frappe Josie. Osserva il corpo mentale di Josie. Observe le corps mental de Josie. Osserva come questa situazione la sta programmando. Observe comment elle programme cette situation. Leggi le istruzioni che sta memorizzando la sua mente. Lis les instructions qu'elle est en train de mémoriser dans son esprit. D'abord, il faut préciser que c'est une enfant très très innocente, très pure, qui n'est pas comme habituée à recevoir tant de coups mentaux, tant d'agressions. Prima ci vorrebbe specificare che lei è una ragazzina molto pura, molto innocente, non è abituata a ricevere questa violenza mentale. Les premiers pas de la mère vont la mettre dans un état de confusion très intense. I primi passi della madre la metteranno proprio in uno stato di confusione molto intensa. Elle va apprendre à craindre tout type d'interlocuteur, Imparerà ad avere paura di ogni tipo di interlocutore. Esattamente. À ne pas se fier à tout type de codépendance, que ce soit la mère, le mari ou autre. A non essere in fiducia con tutti i tipi di codipendenza, che sia con la madre, il marito, eccetera. Énergétiquement, elle devient comme un porc-épic, tu sais, ces animaux qui développent ces pics pour pas qu'on les touche ni qu'on les approche. Energeticamente, si comporta proprio come un porcospino, cioè questo tipo di animale che con le spine fanno in modo di allontanare tutti. Je me protège avant d'être blessée. Mi proteggo prima di essere ferita. Adesso andiamo a un momento della vita di Josie quando ha 15 anni. Maintenant, allons à un moment de la vie de Josie, où elle a 15 ans. Osserva il suo corpo mentale, osserva tutte le programmazioni che sono state incise nella sua mente durante la sua infanzia e adolescenza. Observe son corps mental et observe toutes les programmations qui ont été insérées dans son corps mental en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente. Elle est devenue quelqu'un qui énergétiquement est désagréable pour les autres, alors qu'elle ne l'est pas en fait. È diventata qualcuno che energeticamente è spiacevole per gli altri, quando in realtà non è così. Ok, andiamo al presente. Allons dans le présent. Dimmi se c'è qualcuno di non fisico che sta con Josie. Dis-moi s'il y a quelqu'un de non physique qui est avec Josie. Je ne vois rien parce qu'elle ne voit rien, mais elle est sur un échiquier et cette construction n'est pas à elle. Non vedo niente perché lei non vede niente, ma sono su questa scacchiera con lei. 3 mois qu'elle est dans cette case noire. Sono 3 mesi che lei è in questa casella nera. Dove stava prima di stare su quella casella nera? Elle était où avant d'être sur cette case noire? Sur une blanche. Sulla bianca. Perché si è spostata? Pourquoi est-ce qu'elle s'est déplacée? Parce qu'elle est programmée pour cela. Perché è programmata per questo? Programmata da chi? Programmée par qui? Par le système, mais j'arrive pas à voir encore. Elle m'empêche.
dal sistema, non, ma non riesco a vedere ancora, Sì. a vedere ancora Sua madre è perché una parte, mi impedisce. parte del sistema. Est-ce que sa mère fait partie du système? La mère a été catalyseur, c'est comme s'il se servent de l'image de la mère, mais il y a eu d'autres adultes hein, qui ont été pas sympathiques avec elle. La madre serve di catalizzatore, ma è stata la prima a essere poco simpatica con lei, ma ci sono stati altri adulti. Osserva se nel suo corpo eterico ha degli impianti. Observe si son corps éthérique a des implants. Elle est liée à cette structure. Lei è legata a questa Par les struttura. joints, le coude, le poignets, le chevilles. Per i pollici, Gomiti. i gomiti e le articolazioni. Di chi è questa scacchiera? Elle est acquise, il est Elle acquis cette m'empêche de scacchiera. voir, elle ne veut pas que je voie. Mi impedisce di vedere, non vuole che io possa vedere. Ah, fammi parlare con José. Laisse-moi parler avec elle. José subliminale. José subliminale. José subliminal. Je suis calo. Ti ricordi? Tu te souviens? J'entends vos voix. Sento le vostre voci. Sai chi sono io? Tu sais qui je suis? Mi hai chiamato tu dalla dimensione fisica. Perché? Tu m'as appelé depuis la dimension physique. Mon corps physique. Mio corpo Sì, fisico. il tuo corpo fisico. E quindi siamo qui per lavorare. Et donc on est là pour travailler. Però ho bisogno che tu ci apra le porte, che ci dia autorizzazione, se no non possiamo. Mais j'ai besoin que tu nous ouvres les portes et que tu nous donnes l'autorisation, sinon on ne peut pas. Ci dai il permesso? Tu nous donnes la permission? Oui. Je ne comprends pas. Non capisco. Je ne comprends pas. Ok. Non capisco. Est-ce Tu vuoi stare su questa scacchiera? que tu veux rester sur cet échiquier? Non. Tu, José Subliminale? Josie subliminale, est-ce que tu veux rester sur cet échiquier? Non. Va bene. E allora se no, dacci il permesso di lavorare. Alors si c'est non, donne-nous la permission de travailler. Lasciami con Aurora. Laisse-moi avec Aurore. Oh. A chi appartiene questa scacchiera? Oh. À qui appartient cet échiquier, Aurore? Il y a une paire une paire d'œil là-bas, loin, à une centaine de mètres. Mais c'est comme si elle refusait que ça s'approche. C'est comme s'il fallait pas que ça vienne vers nous. Ci sono occhi di là, à Elle rentre en 5 km. panique. C'est plus que de la peur, c'est de la terreur qu'elle ressent. Ma non vuole che questi occhi si avvicinano. Lei sente non solo paura, ma terrore proprio all'idea che si possano avvicinare. Come si chiama questo essere? Comment cet être s'appelle-t-il? Sais pas. Non lo so. Chiediglielo. Demande-le lui. Sage, avec un J. Sash. Voglio parlare con Sash, me lo permetti? Je veux parler avec Sage, tu me le permets? Sash. Bonjour. Me han pillado. Ui, ti sei fatto fregare, Tu t'es fait Bienvenue dans avoir, n'est-ce pas? mon monde. Benvenuto nel mio mondo. Sono Grazie. ravi che soyez là. Sono contentissime che siate lì. Josie, chérie, Josie, je carina suis mia. contente de pouvoir te parler directement. Sono contento di poter parlare con te direttamente. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'elle a besoin de moi. Quello che non capite è che lei ha bisogno di me. On n'a pas besoin de vous. Non ha bisogno di voi. Aucun d'entre vous. Nessuno di voi. Votre démarche est vaine. Sage. Il est confus. Ils le sont tous quand ils sont ici. È confusa. Lo sono tutti quando sono Sage. lì. Sage. Secondo te io Tu sono. aimes mon monde? Il est confus. Ti piace il mio mondo? Sei confuso? Confusissimo, guarda. Je suis très confus. Ascolta, Sage. Un simulateur, c'est ce che tu es. Un simulateur. Sei un simulatore, quello che Sage. sei. Mais Ça ça ne ne gâche gâche rien rien à mon plaisir, je suis ravie. Però non rovina niente del mio piacere, sono Ravi. contentissimo. Io sono più contento di te. Je suis plus content que toi encore. Cosa ti fa pensare, Sage, che sono qui per José? Qu'est-ce qui te fait penser, sache, que je suis là pour elle, pour Josie? C'est marqué dans ton esprit, son prénom qui se répète sans cesse dans ton esprit.
scritto nella tua mente, il suo nome ti si ripeta in continuo nella tua mente. Ti sei fatto fregare. Tu te fais avoir. Io Sì, ho usato Josie per arrivare a te. J'ai utilisé Josie pour venir jusqu'à toi. Cosa credi che me ne Tu importi di m'as Josie perdu. che Je non vale savais déjà niente? que tu me trouverais. Qu'est-ce que tu crois que j'en ai affiché de Josie qui ne vaut rien? Josie, sei una stupida. Josie, c'est une Te la petite puoi imbécile. tenere. Tu peux la garder. Io voglio te. Pourquoi es-tu là? C'est toi que je veux. Perché sei qui? Per te. Pour toi. Io voglio te. C'est toi que je veux. Tu deviens intéressant. Stai diventando interessante. Tu sei interessante. Tu es intéressant. Tu sei un piatto L'envoi prelibato. légère d'une invitation me permet d'entrer, souviens-toi. Un'invitazione mi permette di entrare, ricordati. Com'è? Un invito mi permette Sì, di entrare, ricordati. infatti voglio che tu venga da me. Effectivement, je veux que tu viennes à moi. Adesso, al mio 3, sei dentro me. Maintenant, à mon 3, tu es à l'intérieur de Ti moi. divoro. Non, non, à l'intérieur, non. Je te Autour dévore. de toi. Je te dévore. À Un, l'interno, non. deux, Attorno à te. Les carnassiers, j'aime ça aussi. Mi Il les piace. montre les dents, il est presque mignon comme ça. Fai pure vedere i denti, sei quasi carino così. Ti piace il mio ventre? Tant qu'elle est ma chienne, tu ne fais rien. Tu ne peux rien faire. Tanto che lei è la mia cane, la mia troia, non puoi far Et tu niente. restes charmant avec les lèvres retroussées, mais tu peux faire mieux. Fais mieux. Ma tu, carnivoro, rimani comunque incantevole con questi denti rilevati, ma puoi far di meglio. Sage, ti piace il mio stomaco o devo attivare i succhi gastrici? Dis-moi, il te plaît mon estomac ou je dois utiliser les mauvaises manières? Il croit m'impressionner? Lui crede di impressionarmi? No, io non voglio impressionarti, io voglio digerirti. Je ne veux pas t'impressionner, je veux te digérer. Adesso io comincio a produrre i miei succhi gastrici e tu cominci a sentirli sulla tua pelle che bruciano. Maintenant, je commence à répandre sur toi mes sucs gastriques et tu sens ta peau qui se dissout. Senti come scendono dalle spalle verso le Sens comme mes sucs descendent sur tes épaules et mani. jusqu'à Le tes mains. braccia bruciano. Et tes bras qui brûlent. Stai per essere digerito. Tu es en train d'être digéré. E adesso questi liquidi abbracciano tutto il tuo petto. Et ces liquides, ils enveloppent toute ta poitrine. Il tuo petto brucia. E Ta poitrine brûle. scendono verso il ventre. Et mes sucs descendent jusqu'à ton ventre. Tuo ventre sta bruciando. Ton ventre est en train de brûler. Senti come frizza. Sens comme il s'évapore. Senti come bruci. Senti Comme il brûle. come perdi sempre più forze. Ressens comme tu perds toujours plus ta Stai force. diventando sempre più debole. Tu deviens de plus en plus faible. Il tuo corpo si sta consumando. Ton corps se consume. E io lo sto digerendo. Je suis en train de le digérer. Sei mio, non puoi più scappare. Tu es à moi, tu ne peux plus t'échapper. Stai morendo. Tu es en train de mourir. Adesso questi succhi corrodono il tuo viso. Maintenant, mes sucs, ils dissout ton visage. Non puoi più respirare. Tu ne peux plus respirer. Sei debole ormai. Désormais, tu es faible. Puoi solo dire qualche parola. Tu peux juste dire à peine quelques mots. Magari riesci ancora a convincermi. Peut-être tu réussiras encore un petit peu à me È la tua convaincre. ultima possibilità. C'est ta dernière possibilité. Lasciami. Con Aurore. Laisse-moi avec Oran. Déconnecte, Aurore. Déconnecte. Déconnecte. Puoi respirare, Aurore? Tu peux respirer? Oui, mais j'ai l'impression d'être couvert d'une substance dégueulasse. Sì, ma ho l'impressione di essere coperta di una sostanza Non sporchissima, più schifosa. perché sei disconnessa. Plus maintenant, parce que tu es déconnecté. Completamente disconnessa. Complètement déconnecté. Non senti più niente nel corpo. Tu ressens plus rien dans ton corps. Puoi respirare normalmente. Tu peux respirer normalement. E ti senti forte.
Tu ti sens forte? Non, je me sens pas forte du tout. Non, mi sentais forte per niente. Oh, piano piano. Bon, petit à petit. Senti ancora il liquido addosso? Est-ce que tu sens encore du liquide sur toi? Ben, tu es arrivé à me dégoûter en fait, de toi-même. Sei arrivato a darmi schifo di te. Me la sentiste à ce point. Non ha sentito. Chi disprezza compra? Chi disprezza compra? Chi disprezza compra? È un proverbio Ah, italiano? non conoscevo. Chi n'aime pas, achète. Vabbè, dai. Josie, dimmi cosa hai visto. Josie, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu de la fumée noire qui sortait de mon corps, une sorte de vapeur noire qui sortait de mon corps et qui s'élevait et qui partait. Ho visto una specie di aria di colore nero che usciva dal mio corpo, andava in aria ed era questa specie di forma nera. Adesso cosa vedi? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois du blanc comme de la lumière. Vedo bianco come luce. Benissimo, benissimo. Ancora non abbiamo finito e già sei lì. Bene. C'est bien, tu en es déjà là et on n'a pas encore fini. Osserva, osserva, come si chiama? Sage dentro di me, come lo vedi? Observe Sage à l'intérieur de moi, comment tu le vois? En réalité, c'est comme s'il l'avait expulsé, on dirait une sorte de larve grouillante et puis puante. In realtà è come se tu lo avessi già espulso, sembra come una larva che si muove, che Bene. puzza. Mi fai adesso parlare con la parte subliminale di Josie? Tu me ferais parler maintenant avec la partie subliminale de Josie? Josie subliminale. Mi senti? Je t'écoute. Ascolto. Ok, rimani canalizzata attraverso Aurora. Reste canalisé à travers Aurore. Questo facilita la conversazione con la tua parte fisica. Ça J'ai facilite la communication froid. avec Je ta voudrais partie sortir de physique. là. Au frais, dovrei uscire da qui. Adesso, fra qualche minuto sarai fuori. Maintenant, dans quelques minutes, tu seras dehors. Josie physique. Mi senti? Bene. Josie physique, tu m'entends? Oui. Dove sei? Où es-tu? Il y a des fleurs autour de moi. Ci sono fiori accanto a me. Bene, adesso col tuo permesso entro in questo spazio di fronte a te. Maintenant, avec ta permission, je rentre dans cet espace et je me mets en face de toi. Sono di fronte a te. Je suis en face de toi. Come mi vedi? Comment tu me vois? Je vois Aurore me sourire. Vedo Aurore che mi sorride. E io dove sono? Et moi, je suis où? Je te vois que Aurore et des fleurs. Vedo solo Aurore e dei fiori. Ascolta, toccami, tocca Aurora. Touche Aurore. Oui? Dimmi, è Aurora o no? Dis-moi si c'est Aurore ou pas. Ah oui, c'est Aurore. Ok, Sì, lei. adesso entro io. Maintenant, je rentre moi. Entro anche Moi aussi, je rentre. da dove mi vedi entrare? Par où tu me vois rentrer? Derrière Aurore. Dietro Aurore. Bene, adesso sono accanto ad Aurora, di fronte a te. Maintenant, je suis à côté d'Aurore et en face de toi. Dove mi vedi? Oui, je vous vois. Si ti vedo. Come mi vedi? Comment tu me vois? Un petit peu barbu. Un po' barboso. Tocca, dammi la mano. Donne-moi ta main. Dimmi se sono io. Dis-moi si c'est moi. Dis-moi si c'est moi. Oui, c'est toi. Sei tu. Come senti la mia mano? Comment tu ressens ma main? Légère et douce. Leggera e dolce. Bene. Josie, sai perché adesso sei in un posto così bello? José, tu sais pourquoi tu es dans un endroit si beau maintenant? Non. Perché io sto digerendo Sage. Parce que je suis en train de digérer Sage. E Sage non è più dove stava prima. Et Sage n'est plus là où il était avant. Sai perché ho fatto questo? Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Oui, pour m'aider. Sì, per aiutarmi. Sì, vabbè. Ho fatto questo per dimostrarti
che quando qualcuno sta nel tuo spazio, tu ne sei, come dire, tu la controlli, puoi controllarla. J'ai fait ça pour te démontrer que quand tu as quelqu'un qui est dans ton espace, toi, tu peux le contrôler, tu le contrôles. Perché il tuo spazio sei tu, te stessa. Parce que ton espace, c'est toi-même. Sei il tuo potere. Tu es ton pouvoir. E chiunque entri nel tuo spazio si sta sottomettendo al tuo potere. Et tous ceux qui entrent dans ton espace se soumettent à ton pouvoir. Però, se tu non lo sai, se tu non sei cosciente del tuo potere, qualcun altro potrebbe usarlo anche contro di te. Mais si tu ne le sais pas, si tu n'es pas consciente de ton pouvoir, quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser contre toi. Tu sei una creatrice. Tu es une créatrice. Laddove vige il tuo potere, cioè in te stessa, tu sei onnipotente. Là où règne ton pouvoir, c'est-à-dire en toi-même, tu es omnipotente. Tutto quello in cui credi, lo crei. Tout ce en quoi tu crois, tu le crées. Se tu credi di non essere degna di qualcosa, non lo sarai. Si tu penses ne pas être digne de quelque chose, tu ne le seras pas. Se tu pensi di essere cattiva e di non fare le cose bene e di meritare un castigo, così sarà. Si tu penses d'être une personne méchante et de ne pas faire les choses bien et de mériter une punition, tu seras tout ça. Se tu pensi di non meritare niente, così sarà. E Si tu penses que tu ne mérites rien, c'est comme ça que ça ira. inconsciamente i tuoi comportamenti ti porteranno a creare attorno a te sempre questa situazione. Et inconsciemment, tes comportements et tout autour de toi t'amèneront à recréer continuellement cette situation. Tua madre ti ha picchiato sin da piccola. Ti Ta mère t'a frappé depuis l'enfance. ha umiliato. Elle t'a humilié. E tu hai creduto a questo pensiero di tua madre, a questa opinione di tua madre che aveva di Et toi, tu as cru à cette pensée, tu as cru à cette opinion que ta mère avait de toi. te. E sei entrata nella sua creazione. Et tu es entré dans sa création. Hai accettato la posizione che lei ti ha dato in questa creazione. Tu as accepté la position que ta mère t'a donnée dans cette création. Che tu sei niente, non meriti niente. Que tu n'es rien, que tu mérites rien. E tu sei attrice della tua posizione, tu ti comporti così come se non meritassi niente. Et tu es actrice finalement de cette position. Tu te comportes comme si tu ne méritais rien. E coinvolgi tutti gli altri nella tua vita. Et tu engages tous les autres avec toi dans cette vie. Che assorbono queste informazioni da te, dalla tua essenza. Tout cela qui absorbe cette information de toi, de ton essence. E automaticamente si sentono in dovere di toglierti ciò che non meriti. Et automatiquement, ils se sentent en devoir de t'enlever ce que tu ne mérites pas. Tutti coloro che condividono la loro vita con te tendono a toglierti quello che non meriti perché tu glielo stai insegnando. Tous ceux qui évoluent autour de toi dans ta vie, ils tendent à te prendre ce que tu ne mérites pas parce que tu leur communiques que tu leur communiques cela. D'accord. Tu sei in questa grande co-creazione che non è né di tua madre, né dei vicini, né di tuo marito. Tu es dans cette grande co-création qui n'appartient ni à ta mère, ni à tes voisins, ni à ton mari. Questa co-creazione è di Sash. Cette co-création, elle est à Sash. E loro fanno parte di questa co-creazione. Et eux, ils font partie de cette co-création. E tu sei l'ultima pedina della scacchiera. Et tu es la dernière pièce de l'échiquier. La pedina che non conta niente. Celle qui ne compte pour rien. Quella che si muove per prima. Celle qui bouge en premier. E quella che cade per prima. Questo Et qui tombe en premier. perché tu lo hai accettato. Ça, c'est parce que tu l'as accepté. E hai ceduto il potere agli altri. Et tu as cédé ton pouvoir aux autres. Quelli che stanno nel tuo spazio. Ceux qui sont dans ton espace. Compris? Est-ce que tu compris? Oui, j'ai compris. Bene. Adesso è il momento di recuperare tutto il tuo potere. Maintenant, c'est le moment de récupérer tout ton pouvoir. Vuoi farlo? Tu veux le faire? Oui.
Bene, adesso io ti restituisco questo sage che io non voglio che stia dentro me. Maintenant, je vais te restituer ce sage. Je ne veux pas qu'il soit à l'intérieur de moi. E tu farai le stesse cose che ho fatto io. Et tu feras les mêmes choses que j'ai fait. Ti riprendi il tuo potere e tu lo controlli, è nel tuo spazio. Tu reprends ton pouvoir et tu le contrôles. Il est dans ton espace. Io lo sputo dal mio corpo e te lo tieni tu nel tuo spazio dove era prima. Lo Moi, je le crache de mon corps et tu le gardes toi, là où il était avant. sputo. Je le crache. Un, deux, Dehors. Bene, Josie, dimmi come vedi Sage? Josie, dis-moi comment tu vois ça. Je vois une grosse boule noire Vedo à mes pieds. una grande bolla nera ai miei piedi. Benissimo. Josie Subliminal, lasciami con Sage. Josie subliminale, laisse-moi avec Sage. Sage. Ti ricordi di me? Tu te souviens de moi? Sage. Sage. Je me souviens de l'invitation. Mi ricordo dell'invito. Bene. Je m'en souviendrai. E me ne ricorderò. Benissimo. Josie, osserva Sage che sta parlando attraverso Aurora. Josie observe Sage qui est en train de parler à travers Come moi. lo stai vedendo? Comment tu le vois? Je suis venu pour toi et maintenant. Tu veux me chasser? Sono venuto per te e adesso mi caccerai? Fais sauver. Sono venuto per salvarti. Personne ne voulait de toi. Nessuno voleva di te. Josie, adesso stai parlando direttamente con Sage. Adesso Personne sai come ne voulait de funziona il gioco toi. delle co-creazioni. Josie, maintenant tu es en train de parler avec Sage. Maintenant tu sais comment fonctionne le jeu des Personne. Je veux la co-créations. sauver. Se tu hai capito il meccanismo Je suis dell'interferenza, venu la tu sauver, domini n'aie questa pas peur. conversazione. Si tu as compris le mécanisme de Je suis l'interférence, tu venu pour domines cette toi. conversation. E non gli céderai più il tuo potere. Je suis Tu ne lui venu pour céderas toi. plus. Tu ne lui céderas plus ton pouvoir. Non lo crederai più. Mensonge, menteur, Tu ne le menteur. croiras plus. Ti lascio parlare con lui. Je te laisse Resteras parler. toute seule. Tu resteras toute seule Josie, après. je te laisse parler avec lui. Parla con lui. Je te grille, je te grille, je suis en train de te brûler avec une lumière verte, je te brûle, je te brûle, je te brûle et tu es en train de disparaître, tu es en train de fondre comme une petite merde. Je te brûle, je t'ai brûlé, tu n'es même plus là. Tu n'es même plus là, je t'ai brûlé avec ma lumière Attends, verte. attends, attends. Ti faccio grillare, ti faccio grillare, adesso sei grillato, come ti faccio grillare con la mia piccola luce verde e stai proprio sciogliendo, adesso sei grillato, non sparisci, ti caccio fuori. Aspetta, aspetta, giocaci un po' perché voglio che tu apprenda a usare il tuo potere. Attends, attends, joue un petit peu parce que je, avec lui, parce que je veux que tu apprennes à bien profiter de ton pouvoir. Divertiti un po'. Amuse-toi un petit peu. Parla, apri una conversazione con lui. Parle avec lui, ouvre une conversation. Maintenant, tu Adesso. vas m'obéir. Mi obbedisci. Aplati-toi. Mettiti piatto. Écrase-toi. Schiacciati. Fallo parlare, Ce sollecitalo. sera l'amore che ti resta. Sono l'unico amore che ti rimanga. Sono gli umani che ti hanno pris. Tu L'umain. détruis le seul amour qui te reste. Grande Non. froid. Toi, tu ne m'aimes pas. Toi, tu ne m'aimes pas. Sinon, j'aurais pas eu une vie de merde comme ça. Écrase-toi. Écrase-toi. Gli umani ti hanno preso tutto, tutto. Sei, sono l'unico amore che ti rimanga. No, Je non disparais esiste. aujourd'hui, mais je serai là Schiacciati. demain. Eh ben, Col. tu as intérêt à être bien sage. Sinon, je te fais fondre. José, lascia spazio per la traduzione, per favore. Oggi sparisco, ma domani tornerò. Va bene, ma allora diventi appiattitato, appiattito e rimani buono, perché sennò domani ti tornerò per te. Sì, adesso come vedi Sage? Comment tu vois Sage maintenant? Il est comme une tache multiforme, tout plat au pied, à mes pieds. È come una macchia multiforme, tutta appiattita ai miei piedi. Bene, chiedigli perché
Lui stava con te. Cosa voleva da te? Cosa gli hai dato fino adesso? Chiediglielo. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il était avec toi. Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce qu'il voulait de toi jusqu'à présent? Pourquoi étais-tu avec moi? Qu'est-ce que tu voulais de moi? Qu'est-ce que tu avais comme abonné? Sage, pourquoi étais-tu avec moi? Parce que je t'aime. E che lo hai Mais piaciuto? alors montre-le-moi. Allora fammelo vedere, che mi ami. Lo hai appiattito troppo, adesso non c'è ancora forza di parlare. Tu l'as trop aplati, il n'a même plus la force de parler maintenant. Però, aspetta, vai un po' indietro nel tempo, Josie. Mais je vais un peu en arrière dans le temps. Vai a vedere quando ti sentivi umiliata, quando soffrivi, quando ti sentivi nessuno, quando la tua autostima era sottoterra. Osserva queste emozioni. Osserva cosa succedeva in questi momenti con Sage. Va voir tous ces moments où tu te sentais comme sous terre, que tu étais triste et que tu t'étais vraiment pas bien. Va voir qu'est-ce qui se passait quand tu étais avec Sage dans ces moments-là. Dimmi, cosa vedi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je me vois en train de pleurer, Mi vedo piangendo. mais je suis seule. Sono da sola. Je vois rien d'autre. Non vedo nient'altro. Guarda le tue emozioni. Regarde tes émotions. Cosa vedi? Qu'est-ce que tu vois? Je suis malheureuse. Sono infelice. Osserva Josie, osserva Sage. Observe Sage. On dirait qu'il veut m'envelopper dans ses bras, mais il n'est pas humain, il est transparent. Enfin, il est. C'est pas un être humain, c'est quelque chose qui veut m'envelopper dans ses bras. Lui è come una forma e non è come, esattamente come un umano, però vedo che sta cercando di proprio avvolgermi nelle sue braccia. Pourquoi Perché lo fa? est-ce qu'il le fait? Osserva. Pour me consoler? Per Peut-être me consoler pour que je ne sois pas si seule? confortarmi, perché io non mi senti così sola. Sì, è vero. Non essere ingenua. Ne sois pas naïve. Guarda le tue emozioni. Che Regarde tes émotions. succede? Qu'est-ce qui se passe? Quando finisci Ma di mère con. Dimmi. me dit que je suis moche. Mia madre mi dice che sono fea, brutta. Sì, ok, però vabbè, stai generando queste emozioni. Adesso osserva quando Sage se ne va, perché finisce di consolarti. Bien, d'accord, mais ça, ce ne sont que ses émotions. Mais regarde le moment où Sage s'en va. Osservati. Observe-toi. Come sei energeticamente? Come prima che lui ti abbracciasse? Comment tu es énergétiquement? Est-ce qu'il est comme il l'était avant qu'il t'enveloppe? Là, je vois quelque chose de méchant, comme un être hideux, méchant, qui lève des griffes sur moi. Vedo qualcosa di cattivo, un essere brutto e cattivo che mette su di me le sue artigli. Ascolta, quando va via ti senti un po' più consolata? Quand il s'en va, est-ce que tu te sens un peu consolé? Non. Cosa ha fatto allora, Sage? Qu'est-ce qu'il a fait alors, Sage? Il a regardé. Il était un peu content, peut-être. Era abbastanza contento, ha guardato. Cosa ha fatto? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a applaudi. Ha Che c'è, Sage? Perché ti incazzi? Qu'est-ce qui se passe, Sage? Pourquoi tu t'énerves?
Rispondi. Réponds. Perché ti incazzi? Eh? Pourquoi tu t'énerves? Dagli un po' di energia. No, lascia stare, non perdiamo tempo. Va bene, dai, torniamo al presente, Josie. José, retournons au présent. Oui. Bene, sei ancora disposto a dargli tutte queste energie a bassa frequenza che hai prodotto fino adesso nella tua vita? Est-ce que tu es encore disposé à lui donner toute cette énergie à basse fréquence que tu as produite toute ta vie? Non. Daglielo un po' perché non c'è neanche la forza di parlare. Donne-lui encore un peu parce qu'il n'a même plus la force de parler. L'ultima parola, concedigli le ultime parole. Concède-lui D'accord. quelques derniers mots. Bene. D'accord. Il se lève un petit peu. Si sta alzando un poco. Sage, perché ti incazzi, Sage, pourquoi tu t'énerves? Je vais revenir. Tornerò. Je vais revenir. Tornerò. Sei sicuro? T'es sûr? Oh, quando torni fammelo sapere che mi diverto un po', eh? Bon, quand tu reviens, fais-le-moi savoir que je m'amuse un petit peu. Fallo sapere anche a Josie, così si diverte anche lei. Eh? Fais-le savoir à Josie, comme ça elle s'amuse elle aussi un petit peu. Reviendrai. Tornerò. Encore et encore. Sage, Ancora e ancora. quando Ancora sarai anche tu consapevole della programmazione che ti hanno instillato, sarai libero anche tu. Sage, quand tu seras enfin conscient de la programmation qu'à toi aussi ils ont instillée, tu seras enfin libre toi aussi. Josie, è finita. Adesso Josie, c'est fini. è l'ora della decisione finale. Maintenant, c'est l'heure de la décision finale. Vuoi eliminare tutte le autorizzazioni e tutti i permessi che hai dato a Sage e a tutti e a tutte le persone che hanno approfittato di te nella tua vita, a cui hai concesso il tuo potere? Veux-tu annuler toutes les permissions, toutes les autorisations que tu as laissées à Sage et à toutes ces personnes dont, au cours de ta vie à qui tu as cédé ton pouvoir? Oui. Bene, al mio 3 prendi questa decisione, revochi tutte le autorizzazioni che hai dato e nessuno più starà nel tuo spazio. À mon 3, tu révoques toute cette autorisation. Et à mon 3, plus aucune de ces personnes ne sera dans ton espace. Non esisterà più nessuno. Plus personne n'y existera. Al mio 3. À mon 3. 1, 2, Josie. Josie. Che José? Oui? succede? Qu'est-ce qui se passe? Je danse au milieu des fleurs. Sto ballando in mezzo ai fiori. Dov'è Sage? Où est Sage? Je le vois pas, il est pas là. Non lo vedo, non ci sta. Oh. 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 Despierta. Deconnect. Oh. Quoi? Cosa? Come stai? Comment tu vas? Je sais pas. Non so. Allora, che è successo al mio 3? Qu'est-ce qu'il s'est passé quand j'ai dit 3? On va. Non so. Adesso, oh, recuperi tutte le tue energie, le tue migliori frequenze e ti ristabilisci. Maintenant, on récupère tes énergies, récupère toutes tes fréquences et tu te remets à l'équilibre. Osservi Josie. Et observe Josie. Come vedi Josie? Comment tu vas, Josie? Secondo. Un secondo. Elle est pieds nus, il y a de l'herbe. Comme si c'était de l'herbe artificielle. C'est très doux. Elle porte une robe blanche, longue. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs. Sta con i piedi nudi, sta camminando su un'erba artificiale e ci sono tanti fiori Elle e dit que tanti c'est un endroit colori. qu'elle connaît. Dici che sia un posto che lei conosce. José, come ti senti? Comment tu te sens, Josie? Joyeuse. Allegra. Bene. Adesso José, con queste nuove condizioni esoteriche, guarda al tuo futuro.
Maintenant, Josie, avec ces nouvelles conditions ésotériques, regarde ton futur. Come ti vedi? Comment tu te vois? À cheval, je galope. A cavallo. Bueno, osserva tutte le persone che sei a contatto quotidianamente. Osserva i loro comportamenti verso di te, come li vedi? Bien, maintenant, observe toutes les personnes avec qui tu es en contact quotidiennement. Observe-les en rapport à toi, comment elles sont, comment tu les vois. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air de me parler, ils me regardent dans les yeux. Il y a un homme que je ne connais pas, il lève les yeux, il me regarde dans les yeux et on dirait qu'il veut me dire quelque chose de gentil. Sembrano gentili, la gente mi guarda negli occhi e poi c'è un uomo che non conosco che mi guarda negli occhi e sta per dirmi qualcosa di gentile. Interessante. Sta interessante. E si può sapere cosa ti dice? Et on peut savoir qu'est-ce qu'il te dit? Non, je ne l'entends pas, mais il me regarde comme pour m'expliquer quelque chose, mais il me veut du bien, je sens qu'il me veut du bien, mais je ne le connais pas. Je le vois bien, mais je ne le connais pas. Non sento quello che mi dici, ma mi dice, ma sta per dire qualcosa, alza gli occhi, mi guarda intensamente e sento che lui mi vuole del bene. Va bene, dai. Adesso torna al presente. Maintenant, retourne au présent. Disconnetti da tutto e tutti, anche tu, Aurora. Déconnecte de tout et de tout le monde, toi aussi, Aurore. Adesso conto da 1 a 3 per entrambe. Maintenant, je compte de 1 à 3 pour vous deux. 1. Il 1. corpo comincia a risvegliarsi. Le corps commence à se réveiller. Senti il corpo farsi sempre più forte. Tu sens que ton corps se fait de plus en plus fort. Senti il corpo risvegliarsi. Tu sens que ton corps se réveille. E lo senti sempre più leggero. Et tu le sens de plus en plus léger. 2. E adesso senti anche questa sensazione di benessere che fluisce per tutto il corpo. Et maintenant, tu ressens cette sensation de bien-être qui circule dans tout ton corps. Sei felice. Tu es heureuse. Senti in pace. Tu te sens en paix. La sensazione è meravigliosa. La sensation est merveilleuse. Ti senti bene. Tu te sens bien. I 3. Apri gli occhi. Ouvre tes yeux. Bonsoir, Josie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Comment tu te sens? Contente? Comment senti il corpo? Comment tu sens ton corps? Un peu fatiguée. Un po' stanco. Adesso devi rientrare piano piano al presente. Bien, maintenant, il faut que tu reviennes petit à petit au présent. E tu, Aurore, come ti senti? Bien. Josie è in estasi. Josie est en extase. Oui, c'est le mot qui convient. Ouais, tout à fait. Je trouvais pas le mot, mais c'est ça. Ouais. Proprio la parola giusta, non trovavo la parola, però è proprio questa. Va bene, allora ti lasciamo godere della tua estasi. Bien, alors on te laisse profiter de ton extase? Oui, c'est comme si j'avais bu du champagne. Sì, è come se avessi bevuto dello spumante. Josie, tu vorresti che si pubblicasse la tua sessione? Josie, voudrais-tu qu'on publie ta session? Mais un peu plus tard, pas tout de suite. Dans quelques mois, dans 2, 3 mois. Forse, non subito, forse tra qualche mese, tra 2 o 3 mesi.
Perché? Pourquoi? Parce que je voudrais régler mes affaires et je ne voudrais pas que ça puisse être vu tant que j'ai pas réglé mes affaires. Perché vorrei mettere un po' di ordini nelle mie cose, nei miei affari, e non vorrei che questo possa essere visto finché non ho finito di mettere ordini. Dagli altri, visto dagli altri? Vu par les autres? Oui. Io posso coprire il tuo schermo completamente e renderti anonima. Tu sais, je peux cacher complètement ton écran et te rendre anonyme. Ah oui, alors il n'y a pas de problème. Si, allora non c'è problema. La pubblichiamo? Est-ce qu'on la publie? Oui. Va bene. Vuoi dire qualcosa prima che io chiudi la registrazione? Tu veux dire quelque chose avant que j'arrête l'enregistrement? Je voudrais vous dire merci et vous représenter quelque chose d'une autre dimension à laquelle je crois. Et si la publication de ma vidéo peut convaincre quelqu'un qui a des problèmes de se faire aider par vous, eh ben je serai contente. Prima di tutto voglio ringraziarvi e dirvi che rappresentate qualcosa di un'altra dimensione in cui io credo e quindi se qualcuno volessi chiedere aiuto a voi, attraverso la mia sessione, ne sarei contenta. Ah, sicuramente succederà. Sans aucun doute, ça arrivera. Et je vous porterai dans mon cœur. E vi porterò nel mio cuore. Hai compreso, come controllare la gente, le metti dentro di te e te le giochi, eh? Tu as compris comment contrôler les gens, tu les mets à l'intérieur de toi et puis tu joues avec. Oui, mais moi c'est pour être bien avec eux, oui. Si ma permet per stare bene con Sì, loro. fai con buone intenzioni, certo. E con la consapevolezza degli altri, Bien sûr. Ah. che non cederanno il loro potere, vabbè. Ok, grazie. Merci, Bien, merci. merci, on te remercie. E benvenuti a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo del fenomeno della distruzione dell'entità in ambiente ipnotico. Ho visto e continuo a vedere operatori che lavorano agendo sull'entità, aggredendole, distruggendole. E in realtà esse sì, vengono distrutte, spariscono. Eh sì, pensano di aver risolto il problema, pensano di aver distrutto quell'entità che stava creando dei problemi e vanno avanti così. E in realtà questo video lo registro proprio per dire che non è così, non si è risolto il problema e non si è distrutto assolutamente nessuno o niente. Si modifica. La distruzione è una trasmutazione, una modificazione, una trasformazione. Un essere umano muore. Non muore l'essere umano, muore il suo corpo fisico. L'essere umano sta trasmutando, sta trapassando da una dimensione, la cosiddetta dimensione fisica, qualcuno la chiama la terza dimensione, o seconda o prima, dipendendo dai punti di vista, se dal minerale, dal vegetale, dall'animale o dall'essere umano, comunque la dimensione fisica, e lì si muore, ma continua ad esistere in altre dimensioni. Può vivere anche in questa dimensione, interagire in qualche maniera con questa dimensione fisica, ma da un'altra prospettiva, da un'altra frequenza, da un'altra dimensione o da un'altra densità. Niente si distrugge, tutto si modifica, tutto trasmuta. Cosa succede quindi quando si distrugge un'entità in ipnosi? Succede che l'entità trasmuta, l'entità esce fuori da quell'ambiente ipnotico,
Attenzione, esce fuori dallo spazio energetico della persona che sta effettuando il lavoro, diciamo dell'interferito, chiamiamolo così. Sì, noi siamo esseri, noi siamo una coscienza, noi siamo una volontà. Chiamiamo con diverse parole la stessa cosa, in funzione di quello che vogliamo dire, di quello che vogliamo spiegare. Possiamo chiamarci volontà, possiamo chiamarci coscienza, possiamo chiamarci esseri umani, possiamo chiamarci calogero. Stiamo parlando sempre della stessa cosa. La volontà di un soggetto non è qualcosa di esterno, non è qualcosa che c'è o non c'è, ci può essere, non è qualcosa di esterno, è qualcosa neanche d'interno, perché d'interno potrebbe significare qualcosa, una terza cosa che esiste all'interno di un'altra cosa o di qualcun altro. No, è la stessa identica cosa, è l'essenza. Siamo noi. La nostra volontà siamo noi stessi. E noi abbiamo pieno potere in noi stessi, nel nostro spazio energetico. Qualsiasi cosa si muova, qualsiasi cosa succeda nel nostro spazio energetico o sfera energetica, succede per nostra esclusiva volontà. Vige solo ed esclusivamente la nostra volontà. Noi possiamo distruggere nella nostra sfera energetica qualsiasi cosa, cioè farla uscire fuori, non permettergli più di stare dentro. Però questa entità o questa qualcosa, questo qualcos'altro esce fuori dal nostro spazio energetico e continua ad esistere in altre dimensioni. Tutti siamo esseri multidimensionali, tutti. Solamente non c'è più il permesso di esistere in questa sfera energetica personale. Perché il problema non si risolve? Si può risolvere, ma può non risolversi. Ho sentito dire, Calo collabora con queste entità cattive, ha un patto con queste entità cattive, un patto di non belligeranza, un patto di non attacco, di non aggressione. Lui le lascia libere. Sì, in un certo senso libera la persona interessata, gli apre questi portali, vanno via, ma continuano ad esistere. Continuano a fare quello che devono fare, continuano a dare fastidio ad altre persone. Perché non le distrugge? Perché non le elimina? Questa risposta o questa affermazione è indice di mancanza di consapevolezza e quindi di vulnerabilità all'interferenza esoterica. Decisamente. Chi la pensa in questa maniera è, per forza di cose, un interferito. Perché? Perché sta permettendo a questa entità di esistere o di interferire con lui stesso, con lei stessa, con la persona stessa. In realtà, quando si distrugge qualcosa, la si sta facendo uscire dallo spazio, dallo spazio energetico. Quando qualcosa, si lascia andare via per un portale, la si sta facendo uscire dallo spazio energetico. È la stessa cosa, sono modalità diverse, ma è la stessa cosa. Questo si può distruggere? Certo, io non dico di no, assolutamente, anzi lo faccio spesso in sessione, dipendendo dalla situazione. Ma è la prospettiva con cui si usa questa distruzione che cambia e che quindi può o non dare un risultato. Chi pensa che distruggere sia la risoluzione del problema sbaglia di grosso, anzi, si tiene il problema. Primo, perché sta dando la responsabilità del problema all'altro, a una cosa esterna, e quindi la deve distruggere. Mentre non ha capito che se quella cosa lì o quel coso lì, quel qualcuno lì stava interferendo nel suo spazio energetico è perché lui, a causa della sua unica volontà che vige nel suo spazio energetico, gliel'ha permesso. Che non si ricordi o che per qualche motivo non lo creda o non lo pensi è un altro discorso, ma la volontà è la sua. E lo vediamo ogni giorno in sessione, che solo attraverso la volontà della persona interessata, dell'interferito, si risolve il problema. Dando la responsabilità
del danno a un altro significa non aver capito questo. E quindi si è costretti, diciamo così, a essere interferiti, perché crediamo che è la volontà dell'altro che ci può creare un danno. Non siamo coscienti della nostra volontà, gli altri quindi possono manipolarla. Secondo, pensare di distruggere in questa maniera e annullare completamente qualsiasi problema a se stessi e agli altri è indice di mancata consapevolezza, di bassa consapevolezza, perché si pensa che il nostro potere sia assoluto. Sì, lo è, solo nella nostra essenza, nella nostra sfera energetica, non in altri posti. E se no, chiaro, anche gli altri potrebbero fare con noi quello che vogliono senza bisogno di chiederci il permesso, senza tener conto della nostra volontà, perché tanto sono onnipotenti anche nelle sfere energetiche, nelle essenze, nelle coscienze degli altri. Non è così. Distruggere significa farlo solo nel tuo spazio energetico, che tu qualcuno non lo veda più perché l'hai distrutto e perché non lo vedi più all'interno di te stesso, ma continua ad esistere come essere immortale e multidimensionale, cui siamo tutti. Quindi manca di questa conoscenza esoterica fondamentale per capirne i meccanismi basici ed evitare l'interferenza. Per questo siamo interferiti, perché ci mancano queste nozioni e perché le vediamo la situazione in questi termini. E tanti operatori lavorano e operano su questi termini. Neanche loro hanno questo grado di consapevolezza che può portare alla risoluzione, a dare lo strumento per la risoluzione del problema realmente. Stanno agendo completamente in maniera sbagliata, magari in buona fede sicuramente, però lo strumento non è corretto. Lo strumento della distruzione funziona solo quando se ne è capito il meccanismo. Tra l'altro, questo distruggere, nel caso di un inconsapevole, è mosso sempre da un'azione alimentata dalla rabbia o dalla paura, è un metodo di difendersi. Quindi si utilizza in ambienti di basse vibrazioni, che non fanno altro che appoggiare un sistema di interferenze, perché le condizioni sono fertili per questo tipo di relazioni interferente-interferito. Quindi abbiamo uno stato emozionale che lo promuove e che deve essere cambiato. Abbiamo un livello di consapevolezza che non ci permette di comprendere cosa realmente sta succedendo e quindi diamo la responsabilità dell'interferenza all'interferente, perché non si è capito ancora che il processo è assolutamente volontario, perché siamo esseri onnipotenti. Finalmente avrete notato che rispettando lo stesso protocollo, facendo solamente le stesse domande, vediamo che le informazioni che escono dalle ipnosi sono diverse, a volte contrastanti per chi facciamo le ipnosi. Intanto dobbiamo sempre distinguere due tipi di ipnosi. L'ipnosi per una persona, per risolvere un problema alla persona, in cui si entra in ambiente ipnotico e per quanto l'informazione possa essere contaminata e distorta, ci serve solo per andare alla causa esoterica del suo problema e lavorare lì e risolvere. È una guida verso la causa esoterica del suo problema. Non c'entra qui l'investigazione, non ci serve quell'informazione per conoscere. Cosa dobbiamo conoscere? È distorta, è contaminata, è inquinata. Cosa dobbiamo conoscere? Perché oggi possiamo dire con sicurezza che ci sono esseri che hanno delle caratteristiche genetiche simili agli animali terrestri, i rettili soprattutto e gli insetti soprattutto? Perché parliamo di esseri rettiloidi, insettoidi, umanoidi o di altre specie, perché appaiono costantemente da sempre. Quindi quella è un'informazione affidabile. Poi voglio dire, non sempre escono, assolutamente.
Poi basta cambiare un attimo modo di vedere la cosa e non escono. Guardiamo quello che c'è a destra, non possiamo guardare quello che c'è a sinistra, ma basta girare lo sguardo verso una prospettiva e vediamo quello che c'è. Quindi, in questo caso possiamo dire questa è un'informazione affidabile. Credo che avrò più di, ho perso il conto ormai, 6.000 ipnosi per dire, per essere sicuro, che ci può essere un'interferenza da esseri che assomigliano vagamente o strettamente a esseri animali rettili terrestri, significa che in 6.000 ipnosi sono apparsi in tutte o quasi tutte, sicuramente nella stragrande maggioranza. Una cosa è vedere un essere similrettile. Un'altra cosa è dire, ah ecco, c'è un rettile che si chiama Pinco Pallino ed è il capo di non so quale armata spaziale e ha detto che non so cosa, che non so quanto e che il suo progetto è di liberare. No, quella sì che è informazione contaminata, distorta. No, no, lì c'è contaminazione. Ma il punto non è questo, il punto è perché l'informazione è così contaminata e non possiamo prenderla come affidabile se non dopo un filtraggio fatto con certe condizioni ben precise, dopo un arduo e grande, lungo lavoro e faticoso lavoro. Le ragioni sono tante. Dobbiamo capire che l'informazione viaggia. L'informazione è pura, l'informazione è. Durante il suo viaggio attraversa dimensioni, attraversa densità, attraversa intelligenze, attraversa volontà, attraversa creazioni, co-creazioni. Alla fine arriva nella mente di un essere umano, che la interpreta attraverso la sua struttura mentale, attraverso la sua struttura culturale e la esprime attraverso i limiti di quello che può essere una lingua verbale. Spiegami verbalmente il colore rosso, ma non lo spiegare a me, spiegalo a un cieco dalla nascita. Spiegagli cos'è il colore rosso. Spiegaglielo con le parole. Spiegaglielo. Come glielo spieghi a un cieco dalla nascita cos'è il colore rosso che non ha mai visto? L'interferenza passa attraverso un inganno, spesso e volentieri, lo sappiamo tutti. Poi guardiamo un'ipnosi regressiva, tutto quello che ci viene detto ce lo mangiamo. Bello, tutto, sì, la verità, finalmente la verità, sappiamo la verità, non ci ingannano più. Dai, del perché l'informazione è così distorta. Qui apro un nuovo concetto, la frequenza coscienziale. Cambiamo frequenza nella nostra radio e cambiamo musica. Anche la coscienza ha una frequenza, anche la coscienza ha dei livelli. Noi ci evolviamo, non siamo sempre gli stessi. Tu oggi non sei quello di 10 anni fa e fra 10 anni non sarai quello di oggi. Le tue esperienze ti forgiano, ti cambiano. Cambia come la frequenza, nel senso che questa energia, questa informazione prende una forma diversa e tu sei diverso, tu sei quell'informazione, tu sei quella coscienza. Per uscire da un'interferenza è necessario capire il meccanismo dell'interferenza e per capirne questo meccanismo bisogna fare un salto coscienziale, bisogna vedere le cose da un'altra prospettiva. Poi, dopo questa bella esperienza, torniamo al presente e vediamo che la persona non vede più il suo interferente, non vede più il suo problema, lo ha risolto. Torniamo indietro nel passato e non vediamo più quell'interferenza, l'ha distrutta nel suo spazio energetico, l'ha distrutta nella sua essenza, l'ha distrutta in sé. Quello che tu vedevi prima non lo vedi più adesso, tu sei cambiato, la tua coscienza è cambiata e sei uscito dall'interferenza. Quindi quando andiamo a fare una sessione, una parte di questa informazione cambia perché la persona che la riceve, la interpreta, lo fa attraverso la sua coscienza attuale, del momento. Se l'anno scorso ha visto rosso, oggi vede giallo e domani vedrà verde. È per un processo evolutivo nel tempo normale e naturale, la sua frequenza coscienziale cambia.
Al rientrare in quell'ambiente ipnotico nuovamente, le cose risulteranno diverse. Quindi qual è l'informazione che ci serve? È l'informazione oggettiva, non la soggettiva, non la soggettiva, no la soggettiva, la oggettiva. Come si arriva all'oggettiva? Si arriva facendo tantissime sessioni e filtrando le informazioni. Quel poco in comune è un'informazione affidabile. Morale della favola. Una rondine non fa primavera. Una sessione di ipnosi non vi svela niente. Non lasciatevi ingannare, non solo dagli esseri interferenti, ma non lasciatevi ingannare dalle sessioni di ipnosi regressiva. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo?
che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile. Scartabile. E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide,
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia. O se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo. E che più ne è, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle. E anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una precisione
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.